percorso di formazione, abbiamo un tutt'uno tra quello dell'aspetto scientifico e quello dell'aspetto letterario, che secondo l'obiettivo che ci siamo detti prima devono camminare assieme. Allora l'insegnante di storia, di letteratura, deve per forza camminare insieme a chi fa matematica, fisica e chimica, secondo studente il percorso interdisciplinare. Voglio farvi per dire due esempi, o meglio fare due concetti con due esempi, poi. Primo elemento, qual è la differenza fra me e Eliana che guarda lei? Sono... La differenza è che io quando vedo, sicuramente senza la differenza sostanziale è che per me che cos'è? Guardiamo un quadro. Mentre voi guardate il quadro, è essenzialmente quando guardate, riuscite, cercate di comprendere qual è l'emozione che vi trasmette, qual è la costruzione del quadro, che cosa c'è nel quadro. Io se volete uno guardo, come un insieme di altri. Allora, per me, che cos'è quel quadro? È essenzialmente un insieme di atomi e molecole che in qualche modo stanno vicino una pianta all'altra. Indipendentemente dal fatto che ci sono fiori o ci sono altre cose, io vedo questo come esatto, questi oggetti, che sono gli atomi. Quindi, dal mio punto di vista, quando io osservo, osservo essenzialmente un insieme di atomi che sono legati uno all'altro. Quindi, per me, che cos'è inferitura? È essenzialmente è costituita da materia. Quindi si evolve in quanto possibile la materia. Non vedo la stessa cosa, io ovviamente. Ovviamente, la stessa struttura, non vedo la stessa cosa. Allora, quali sono questi dei due aspetti differenti? E allora, noi cosa possiamo fare? Qual è la cosa importante? Torniamo sempre a questa cosa. Se chiudiamo la luce, va bene, se chiudessimo tutte le luci, poi riuscire a dire in quel quadro che cosa c'è? Al buio, lo vedete? Riuscite a percepire qualcosa? Va bene, potete immaginare anche. Ma riuscite a percepire qualcosa solo quando si accende la luce. Quando si è accesa la luce, che cosa sta succedendo? Sta succedendo che il vostro quadro è illuminato da qualcosa, è in realtà illuminato dalla radiazione della luce, e nel quadro ci sono pigmenti che reagiscono diversamente a questa interazione. Allora, al buio, per noi il quadro è nulla. Nel momento in cui accendiamo la luce c'è una radiazione che incide sul quadro e all'interno del quadro i pigmenti reagiscono in maniera differente e vediamo il colore rosso, il colore verde, il colore blu. Questa è la cosa che succede ai nostri occhi. Quindi c'è una radiazione che incide sul quadro e noi vediamo la risposta del quadro a questa radiazione. E io dico quello è un fiore. Attenzione, io dico quello è un fiore, tutti che ci stanno solo la radiazione che incide. Il quadro che risponde è io che capisco, perché se io non fossi intelligente mi arriva pure un'informazione ma non capisco nulla. Allora sempre qual è lo schema? Lo schema è che voi avete una sorgente che arriva sul campione, il campione reagisce e voi vedete qualcosa. Questo lo fate come? Sempre, ogni volta che andate per esempio a guardare un quadro lo fate sempre, ogni volta che la potete guardare il tavolo, la sedia, radiazione incide e guardate quello che è la risposta. Allora quello che potete fare e invece di mandare la luce del visibile, di mandare sul quadro un qualcosa di diverso. Cioè invece di mandare, questo è l'edificio specchio elettromagnetico, indipendentemente da quello che è, essenzialmente mandare una radiazione che ha una frequenza differente. Una radiazione di frequenza differente è essenzialmente ancora, se riesco a non raccontarmi, ancora una onda elettromagnetica, solo che più o meno si ripete più o meno nel corso di un secondo, di un decimale di tempo. Sto dicendo, banalizzo, voi utilizzate tutti il telecomando a casa. A voi sembra abbastanza naturale che voi fate così con il telecomando e la televisione cambia canale. Veramente, in realtà tanto naturale non è. Perché se ci pensate bene, voi state facendo questa, pigiando un tasto da una parte e sta succedendo una cosa da un'altra parte. Che cosa state facendo? State facendo esattamente quello che fa la radiazione solare, state mandando un'onda con il vostro, quindi una radiazione, dall'altra parte, vicino al televisore, c'è qualcuno che capisce, è il rilevatore, capisce che deve fare, cambia canale da Rai 1 a Rai 2 e ti fa l'effetto, ci torna l'effetto. Quindi voi state agendo con un'onda che si chiama onda infrarossa. Quando vi abbronzate, poi vi abbronzate per effetto di altre onde che sono onde ultravioletto. Allora che cosa possiamo immaginare? Se guardiamo
quando il quadro attenuisce solo della radiazione della luce visibile, che è quella che vedete qui, io posso tentare di guardare sul quadro, piuttosto che la luce visibile, la radiazione ultravioletta, o l'infrarosso, o i raggi X. Quindi faccio incidere sul mio quadro, sul mio dipinto, non più la luce visibile, ma sonde differenti. Il miracolo è a sonde differenti risponde in maniera differente. Allora io che cosa posso fare? Posso mandare i raggi ultravioletti e siccome vanno troppo poco giù riesco a capire qual è lo strato superficiale, cioè riesco a capire quali sono gli elementi nella parte superficiale del quadro, quindi nella lettura. Posso mandare il visibile e vedo lo strato pittorico. Posso mandare l'infrarosso e vedo un po' più giù su quello che è il disegno, e vi ho fatto vedere prima i 20-20. Posso mandare la X e vado ancora più giù e vado a vedere che cos'è il più forte. Sto facendo sempre la stessa cosa. Come quando faccio col telecomando così alla televisione. Come quando faccio arrivare la radiazione elettromagnetica sul quadro. Io vedo la risultanza, la risposta a una mia azione. Io agisco con una sonda e ottengo un risultato differente. Questo è il modo che si fa per poter di nuovo vedere i pendimenti. Questo per esempio è Madonna con Bambino di stava alla Galleria Borghese. All'inizio si sapeva di chi era attribuibile, era attribuito a Giulio Romano, dopodiché cosa si è fatto? Si è fatto un infrarosso, cioè si è mandato su questo quadro una luce infrarossa, e si è scoperto che in realtà questo disegno che vedete a destra è molto simile a un altro disegno di Raffaello. L'attribuzione è cambiata completamente. State facendo niente? O meglio, state facendo applicazione di metodologie scientifiche al benedetto. Adesso ve lo faccio già vedere, quindi raggi X, Antonella della Messina, che abbiamo visto anche prima, ci vediamo nei video. Questo è uno dei quadri più belli che sta a Parigi, una delle cose più belle che abbiamo, perché io non capisco perché a Parigi, nel museo, tutti vanno a vedere la Gioconda, nessuno si gira dietro e vede e non si canta. Vi faccio notare solo questo, guardate questo signore qui. Questo. Va bene? Se guardate occhio nudi, questa parete, non vedete nulla di nulla. Siete da fare indagini che vi ho appena detto, e cosa scoprite? Scoprite che questo tizio in realtà, che è questa faccia che voi vedete qua, questa faccia qua bianca, in, sì. Va bene, qui, quindi questo tizio che sta qua, e questa faccia bianca, va bene? Sì. In realtà questo tizio, che cosa è successo? Che è stato aggiunto dopo? Nel senso che come questo è il nostro Gansa, prima a Venezia, in un'abbazia, il capo abbandante si è fatto aggiungere nel tavolo. Come l'avete scoperto? Perché avete fatto la vostra indagine e avete visto che essenzialmente vedete le caratteristiche di tutti quegli attori, sono completamente differenti rispetto a quello, quello è aggiunto in maniera costituita, in maniera differente. Si è seduto al tavolo senza essere invitato. Senza essere invitato quando è il momento. Ed eccolo qua. Dopo che lo vedete, dopo che sapete tutto, andate a vedere il capo, vedete come è diretto, completamente in un'altra parte, cioè quello sta là, non si sta guardando tutt'altra cosa. State applicando il tavolo e indagini di tipo fisico allo studio di quello che avviene. Vado avanti rapido, si può fare per esempio una bella tappa di un sarcofago, senza aprirlo, vedo cosa scoprite dentro. Questo è un sarcofago, un bel. La tomografia 3D, quindi un sarcofago di Mumma Egizia, voi lo guardate, dite vabbè, questo cominciate a fare le radiografie in tutte le direzioni, che scoprite che c'è veramente all'interno del capo uno scheletro. Non state aprendo, attenzione, la tecnica non è distruttiva, non è che, e vabbè, la cosa semplice qual è? Rompo e apro, non potete mai fare questa cosa. State facendo queste indagini all'interno grazie all'utilizzo di una tomografia. Vedete, questo è il capo, potete estrarre. Ovviamente virtualmente potete estrarre il vostro scheletro dal campo. Vado avanti, senza perdere. Questa è una bella storia, non c'ho tempo, che un altro nostro collega di Firenze ha capito. La domanda del suo era: io ho tutti gli scritti di Galileo Galilei, mi fermo veramente perché poi vado avanti in queste storie. La storia è più o meno questa: il Piero mandò a Firenze e si fa la domanda: io ho tutti gli scritti di Galileo Galilei. Galileo Galilei, più o meno questa è la gente di Galileo Galilei, dove chiamavo. Ora per un fisico capì come Galileo è arrivato a pensare, è una cosa eccitante. Allora questo c'è tutta la sequenza di due. Poi c'è dei fogli che sono più o meno così, moto, io li avrei moto del proiettile, caduta di un grave e così via. Poi c'è delle pagine che fa così, che lui scrive e qualcuno lo fa pure cancella. La domanda è, quanta più
pensato una cosa e quando l'ha cancellata? La domanda è stata: ma lui ha pensato tutti insieme oppure dopo un po' di tempo ha cambiato idea e ha detto oh, questo è sbagliato, non come possiamo fare noi, no? Scriviamo una cosa, tre giorni fa che ho scritto e cancella. Il problema è che questi documenti che sono nella biblioteca di Firenze non sono datati, non si sa bene ovviamente quando ha messo la linea sopra e quando ha scritto sopra. L'idea qual è stata? Ora Galileo era uno un po' tirchio, che aveva la trentina e ci scriveva tutte le spese che faceva. Per cui ovviamente quando le spese, perché scrivete la vostra linea, oh, 3-2 dicembre ho speso 1.000 euro. Quindi Galileo segnava con l'inchiostro le spese del giorno. Che potete fare con le indagini, si chiamano PIX? Potete confrontare la composizione degli inchiostri. Quindi è stata confrontata la composizione degli inchiostri sull'agendina, quando lui scriveva la data, e la composizione degli inchiostri in quelle pagine che lui metteva così a dire. Così da comprendere quando l'inchiostro, perché attenzione, l'inchiostro non era quello che lui aveva andato e comprato, quindi se lo faceva volta per volta. Quindi è evidente che la composizione analoga degli inchiostri significava che quella inchiostra è stata utilizzata per fare una posta d'arte, ovviamente da tanto tempo. La composizione invece differente erano momenti differenti. Come avete fatto questo? Con l'applicazione mandando sulla vostra inchiostro, va bene? Quindi capite qual è lo strato dell'inchiostro. L'inchiostro è espressione di milioni, cioè permette di decimi, centesimi, millesimi di millimetri. Quindi avete utilizzato queste tecniche. Essenzialmente avete fondamentalmente mandato sul vostro protone o neutrone, particelle, e riuscite in funzione della risposta a capire come era fatto il nostro, e così capite come Galileo ha pensato. Ultima cosa e poi l'ultima applicazione è questione archeometria, come utilizziamo le ossa. È un'applicazione che abbiamo fatto insieme anche all'Università di Pisa. Tutti i reperti ossi hanno subito tutte le intemperie, tra cui anche l'alluvione di Firenze, quindi sono stati coperti, c'è stato un problema anche di capire se i reperti erano in buono stato di conservazione. La tomba dove stava la pugliettina è quella in alto. È stata trovata la tomba e è stata trovata nella tomba una giubba rossa. Giubba rossa che trovate proprio esattamente in una rappresentazione di Don Filippino. Che cosa dice il record storico? Pigliate le ossa di Don Filippino e cominciate a fare studi antropologici. Cerchiamo di capire questa persona come stava. Il ragazzo dalla giubba rossa è un piccolo bambino di 5 anni che ha una statura di 1,15 m. Questo non so cosa che mi sto raccontando al fratello, è misure fatte per la ragione con gli antropologi che hanno cominciato a fare un'indagine su questo, quindi sono le misure scientifiche, biologiche, sono statura di 1,15 m. Questo è Don Filippino. Quando abbiamo fatto le indagini di tipo isotopico, cioè sulla dieta, aveva un segnale, che vedete rappresentato nella freccia, molto diverso rispetto agli altri. Cioè aveva un apporto proteico notevolmente più alto rispetto agli altri. Vedete il puntino dove sta la freccia è molto più alto rispetto agli altri. La domanda era perché questo tizio, questo bambino, ha un apporto proteico completamente differente? Ci siamo collegati con il professor Fornaciari al fisio antropologo e abbiamo preso la cartella di Don Filippino. Queste sono, ha vissuto 5 anni e queste sono le malattie che ha avuto Don Filippino. Al primo anno bronchite con febbre, secondo anno severa debolezza, terzo anno attacchi di nervi e convulsioni, quarto anno epilessia, convulsioni, coma, morte e autopsia. Gli hanno fatto l'autopsia, vi faccio il segno. Quando gli hanno fatto l'autopsia, nella testa di Don Filippino, che è questa, vedete questo segno qui, il segno dell'autopsia, ci hanno trovato circa un bicchiere di acqua, era l'idrocefalea. Quindi le indagini biologiche e antropologiche vi hanno dato una serie di informazioni di un bambino malato e le stesse indagini vi dicono, vi fanno, sono compagianti con quanto è stata la cartella clinica. Dall'altra parte trovate un bambino che ha un alto valore proteico. Cominciate a mettere insieme i pezzi. Pezzi che vengono dalla storia, pezzi che vengono dalla biologia applicata ai beni culturali, pezzi che vengono dalla fisica applicata ai beni culturali. Che cosa state sapendo? Che Don Filippino di per sé è un bambino malato, d'accordo, anche le dimensioni della testa, come vedete qui, sono molto differenti rispetto a quello normale. È un bambino malato, se è un bambino fragile e malato, che cosa fate oggi se è un bambino malato? Pompate l'alimentazione. Allora, la sua alimentazione, che era quel puntino rosso, come dire, aveva un apporto proteico molto alto, si giustifica perché quella è una persona.
malata rispetto a quella. Avete collegato l'informazione di tipo medico o biologico o patologico con l'informazione storica, con l'informazione fisica, e state cominciando a costruire il puzzle, a mettere insieme il puzzle. Questo è l'approccio. E con questo approccio che bisogna essenzialmente fare archeometria, o se volete l'utilizzo dell'archeometria insieme bene a, se volete, applicare bene i futurati. E quindi, secondo me, con questo approccio che si può divertire tanto. Grazie.